questo stile che ha accettato il nostro invito, sottolineare il fatto che contrariamente a me non è una persona di giovane, proprio giovane, è una giovane ricercatrice. La dottoressa Tossini è una ricercatrice di tipo nanoscienze del CNR, sede di Pisa presso il laboratorio Nest, si è laureata in fisica all'Università di Pisa, alla scuola normale di Pisa, ha ottenuto un dottorato in fisica. Una cosa molto interessante della sua caratteristica, eccetera, è che ha degli interessi di ricerca che sono a cavallo sulla struttura della materia inorganica e di quella biologica. Quindi in questo ambito ha portato avanti attività di ricerca, modellistica, anche in collaborazione con importanti università straniere come quelle della California, quelle di Varsavia, e ha una preparazione assolutamente orizzontale, trasversale, ha toccato tanti campi e per questo poi fa parte di tutta una serie di iniziative ultime in ordine di tempo, questo del grafene, che è una sua delle passioni recenti, una sua passione molto recente, perché il grafene è molto recente. E quindi da questo punto di vista penso che sia la persona più adatta a darci, nel senso che ha iniziato con la nascita del grafene, ha iniziato a occuparsi di grafene, in particolare per quello che riguarda il grafene, che ha una serie enorme di applicazioni potenziali, si occupa della nanoelettronica e dell'immagazzinamento dell'idrogeno e quindi si interessa a una delle grandi questioni che abbiamo sempre davanti, che è quella dell'energia, ad esempio. La ringrazio ancora, ha attivato anche tutta una serie di attività di insegnamento presso diverse realtà, ha una sua attività di diffusione e divulgazione della scienza. Insomma, è veramente con grande piacere che io l'ho presentata e con grande piacere che la accogliamo qui a Prato. Ciao. Quindi la parola va a lui. Grazie, buonasera a tutti, grazie per la vostra presentazione e anche grazie a voi di essere qui nonostante la serata che non vuole molto venire. Dunque, vabbè, stasera parliamo di grafene, cerchiamo un attimo di capire che cos'è prima di tutto e poi perché è ritenuto tanto importante questi tempi recenti. Però prima di tutto volevo, se riesco a far partire questa cosa. Allora, volevo spendere solo un minuto per una cosa che non c'entra niente con la bene, però è una cosa molto importante che è successa pochi giorni fa. C'è stata una conferenza stampa congiunta tra Cascina vicino a Pisa e l'Università degli Stati Uniti, dove è stata annunciata la scoperta delle onde gravitazionali che sono state previste da Einstein circa un secolo fa e praticamente sono state scoperte adesso, cioè è stata verificata la loro esistenza adesso, e questo ve lo comunico per due motivi. Uno, perché è una scoperta veramente eccezionale e anche emozionante anche per chi non è del campo, perché insomma, immaginate queste onde che si propagano nello spazio-tempo, hanno ricevuto un segnale, questi rivelatori di onde gravitazionali, che proviene da 1,3 miliardi di anni di distanza, insomma, è una cosa abbastanza eccezionale. E due, perché è una cosa che appartiene anche al nostro territorio, visto che uno dei rivelatori che appartengono a questo esperimento, specificamente il rivelatore Virgo, è situato sul nostro territorio, molto vicino a Pisa, della campagna, vicino a Cascina, conosce la zona, e quindi è di discendenza italiana anche questa. E poi terzo motivo, perché questo probabilmente sarà il Nobel per la fisica di quest'anno, insomma, un anno. Ciò detto, passiamo invece al grafene. Scusate, ma non riesco ancora bene a manovrare questa cosa. Dunque, il grafene si ritiene che sia la cosiddetta plastica del XXI secolo. Uno dei motivi è che sono previste applicazioni in tantissimi campi, quindi come prima cosa dobbiamo cercare di capire
perché, che cos'è il grafene? Parto dalla grafite, più o meno tutti sapete che cos'è la grafite, è diciamo, lo stato naturale, un cristallo anche abbastanza lucente e bello, però voi conoscete la forma della grafite, diciamo, di cristallina, che è la sostanza di cui sono composte le mine delle matite. Che cos'è il grafene? La grafite ha una struttura a strati fatta di atomi di carbonio, qui vedete li ho rappresentati, ciascuno di questi strati rappresenta uno strato di grafite, ciascuna di quelle palline è un atomo di carbonio, quindi la grafite è composta a strati multicristallini, si dice, ciascun strato è composto, ora poi lo vedremo meglio, da un reticolo esagonale di atomi di carbonio. La grafite è formata da uno stacking, si dice, cioè da una sovrapposizione di miliardi e miliardi di questi strati fino a comporre un sistema multistrato che diventa tridimensionale. Il grafene il grafene è praticamente uno di questi strati di grafite, proprio per definizione. Il problema, quindi, il grafene non è che è stato inventato, il grafene esiste all'interno della grafite. Il problema è che per molto tempo si è ritenuto che non potesse esistere come oggetto a sé stante, cioè separato dal sistema tridimensionale della grafite. Quindi, vabbè, intanto alcune caratteristiche, proprio per inquadrare più o meno come è fatto come reticolo esagonale di atomi di carbonio. Le distanze in gioco sono un decimo di millesimo di micron, che vuol dire un decimo di milionesimo di millimetro. È la distanza più o meno, diciamo, di grandezza di distanza tra gli atomi di carbonio. Qui naturalmente è una rappresentazione un po' modellistica, cioè come fosse, diciamo, non è che microscopicamente il grafene l'abbia fatto così con delle palline unite da stecchette, è una rappresentazione che noi ci diamo dei legami carbonio-carbonio rappresentati da una, diciamo, una stanghetta di solida, però ovviamente non sono così, però è, diciamo, per capire. Lo spessore del singolo foglio di grafene è di un singolo atomo, quindi siamo ancora una frazione di un milionesimo di millimetro, quindi è veramente un oggetto, la cosa più vicina che conosciamo a un oggetto bidimensionale. Dunque, perché è eccezionale? Allora, intanto, appunto, la prima ipotesi dell'esistenza di grafene a sé stante è stata fatta già tecnicamente negli anni 60, dopodiché per lungo tempo si è pensato che non potesse essere stabile a sé stante, fino a che nel 2004 i ricercatori di cui ora parleremo riuscirono a isolarlo in maniera molto semplice. Vi propongo questo video, che è quasi come la prima volta che lo isolare, ma potete farlo anche da voi. Voi prendete un pezzettino di grafite, come fa questa ricercatrice, lo mettete sopra la parte appiccicosa del pezzo di scotch normale proprio, e cominciate a sfogliarlo, come vedete che lo fa lei, until you obtain pazienza, a nearly transparent region. Le si appiccicano, si filano, e after this, la grafite, appunto perché è fatta da strati, tende a sfogliarsi, quindi a separare gli strati di cui è composta. Poi la cosa viene ripetuta molte volte per vedere strati sempre più sottili. Vedete che è un esperimento proprio veramente fattibile a casa. Dopodiché, insomma, uno quindi ottiene strati sempre più sottili, sempre più trasparenti, perché man mano che uno la sfoglia, poi ovviamente sempre più sottili vengono trasparenti. Poi qui, vabbè, per vedere la microscopio viene trasferita su un supporto semitrasparente per metterlo su un vetrino, un microscopio, e ci faranno vedere l'immagine al microscopio. Graphene appears as a purple, che fa vedere poi alla fine i singoli fiocchi at the center of the screen di grafene, multi-layer graphene, and at the right corner, lower right corner of the screen, is single layer graphene. Mi fa vedere un piccolo fiocco, poi gli ingrandimenti sempre maggiori, e alla fine, come vedete, si distinguono, vi farò vedere meglio un'immagine più ingrandita, delle zone più chiare e zone più scure. Quelle più chiare sono singoli strati di grafene, quelle più scure sono strati sovrapposti, per cui la trasparenza, siccome è proporzionale a quanti strati ci sono, si riesce a distinguere proprio il singolo strato. Quindi praticamente l'esperimento di cui parliamo, fatto nel 2004, cioè in pratica poi quando uno scrive con una matita sostanzialmente fa la stessa cosa, sta sfogliando degli strati di grafite che alla fine, se fossero molto sottili, sarebbero abbastanza vicini al grafene,
Nel 2004 questi due signori, che poi hanno preso il Nobel del 2010, hanno fatto più o meno quello in maniera un po' più sofisticata, non davvero più dello scotch, però diciamo è stata un'esposizione meccanica, quindi un procedimento molto simile. Naturalmente il Nobel l'hanno preso perché sono riusciti a dimostrare che era veramente grafene, no? Insomma, perché l'hanno sfogliato, insomma, quindi c'è dietro poi uno studio teorico che ha dimostrato, oltre che sperimentale, che ha dimostrato quello. E dal 2004 al 2010 sono passati solo 6 anni e questi due hanno preso poi il Nobel perché è stata riconosciuta l'importanza della scoperta. Nel 2013 lo menziono perché è importante capire, perché fa capire anche l'importanza della scoperta. È partito un progetto che attualmente finanzia anche la mia ricerca, che è un progetto europeo di ampio spettro, di 10 anni, quindi partito dal 2013, finirà nel 2023, perché l'Unione Europea ha riconosciuto che questa ricerca è particolarmente importante. Alcuni numeri di questo progetto che si chiama, progetto flagship grafene, il budget è di circa 1 miliardo di euro, giusto per far capire, da 10 anni, coinvolge 23 paesi e 143 istituzioni accademiche distribuite in questi paesi europei. I gruppi di lavoro sono distribuiti sulle varie, su varie tematiche riguardo al grafene. Allora, per esempio, c'è la preparazione e combinazione con altri materiali, quindi la produzione proprio del grafene in varie forme. E poi la scienza fondamentale del grafene, che è un'altra cosa molto particolare di cui parleremo, e poi varie applicazioni a salute ambiente, ad elettronica alta frequenza, quindi stiamo parlando per esempio di applicazioni nelle telecomunicazioni, a ottoelettronica, spintronica, che sono applicazioni elettroniche avanzate per elettronica high-tech, quindi applicazioni nel campo della telefonia cellulare, per dirne una, ma anche in molti altri. Elettronica flessibile, questa è la particolarità del grafene, appunto, per esempio la Samsung sta investendo molto nella possibilità di avere cellulari pieghevoli, flessibili. Poi nel campo dell'energia, produzione quindi solare, stoccaggio e trasporto, idrogeno, batterie, poi vedremo, no, vado avanti. Poi vabbè, c'è nel progetto flagship c'è anche tutta la parte che riguarda il trasferimento tecnologico e il management. Quindi se volete poi informazioni su questo progetto potete andare a quel sito a vedere. Quindi che cos'è il grafene? Come prima cosa, quindi, abbiamo visto che il grafene è un oggetto bidimensionale, però deriva dalla grafite, che è un composto tridimensionale, insomma, che vediamo tutti i giorni. Volevo farvi notare in questa slide che il carbono, che è l'unico componente del grafene, è un elemento chimico particolarmente flessibile. Direi il più flessibile che abbiamo nel tavolo per prendere gli elementi, perché riesce a fare composti tridimensionali, composti bidimensionali, anche composti che vengono definiti zero dimensionali, nel senso che sono molecole, per esempio i famosi fullereni, no? Sono queste palle chiuse, molecole, grosse molecole composte solamente di carbonio chiuse su se stesse, e riesce a formare composti unidimensionali, che sono i famosi nanotubi di carbonio, non so se l'avete sentito parlare, giusto così passando. Dopodiché riesce a formare strutture tridimensionali ma molto complicate, cioè con architetture un po' strane e complesse, sotto forma di spugne, nanoporose, e anche un composto che qualcuno fortunato conosce, cioè il diamante, è composto esattamente dagli atomi di carbonio, solamente organizzati in una maniera diversa. E poi infine esistono altre forme di grafene più sporco, diciamo, per esempio il carbone, troviamo un grafene un po' amorfo, un po' disordinato. Come mai il carbonio riesce a fare queste cose? Perché, dicevo, l'elemento chimicamente più versatile della tavola periodica, lo dico a beneficio dei tecnici chimici, può ibridizzare, si dice, in diversi modi, cioè è capace di formare 2, 3, 4 legami con altri atomi di carbonio, e quindi ha già in partenza una versatilità chimica particolare. Dopodiché vi faccio notare che il carbonio è anche l'elemento base della chimica della vita. Nelle proteine, negli acidi nucleici, nel DNA troviamo il carbonio legato, principalmente il carbonio che costituisce lo scheletro, diciamo, di queste molecole estremamente complesse che sono le molecole della vita, e legato anche ad altri elementi, ossigeno, azoto, idrogeno, però l'impalcatura è fatta dal carbonio. E di nuovo questo è legato alla versatilità strutturale e chimica del carbonio stesso. Quindi diciamo che il carbonio alla fine
è in qualche modo un candidato chimico ideale per fare il grafene. Ma in più il grafene ha delle altre particolarità. Quindi intanto essendo fatto di carbonio è potenzialmente biocompatibile, questo è un dato importante che è utilizzato in alcune delle tecnologie legate al grafene, quindi è molto stabile, ha dei legami chimici diciamo ben strutturati, e questo comporta che pur essendo un oggetto bidimensionale ha una resistenza meccanica alla trazione eccezionale. Ora quella immagine che vedete dell'elefante sulla punta della matita sulla membrana di grafene è un po' esagerata naturalmente, però è circa a parità di spessore, una membrana di grafene è più forte, più resistente alla trazione di 300 volte rispetto all'acciaio, quindi per avere un ordine di grandezza. Questa proprietà tra l'altro appartiene anche ai nanotubi di carbonio, queste strutture filiformi simili al grafene però arrotolate su se stesso, infatti da questo qualcuno pensò che potessero essere fatte delle corde talmente resistenti da poter essere utilizzate per costruire un ascensore verso orbite geostazionarie, come previsto Arthur Clarke, scrittore di fantascienza, quello lo stesso che ha scritto il 2001 di Sera nello Spazio. Comunque, vabbè, questa idea è veramente un po' fantasiosa. Però sono stati fatti degli studi che oggi seri che dimostrerebbero che la resistenza necessaria esiste. Cioè, poi chiaramente la fastidiosità tecnica è un altro discorso. E questo è anche il motivo, cioè questa eccezionale resistenza meccanica è anche il motivo per cui una delle prime applicazioni industriali proprio del grafene è stata la famosa racchetta usata da Djokovic, nella quale i produttori industriali sostengono ci sia grafene, ovviamente non è una sede industriale, quindi nessuno sa esattamente cosa sia, però insomma questo dicono, e sfrutterebbe proprio l'eccezionale resistenza e leggerezza del grafene. L'altra proprietà molto importante è che è estremamente flessibile. Voi dovete immaginare che alla fine, giusto per dare un'idea proprio visiva, il grafene si comporta come le pellicole, quelle da alimenti, tipo trasparenti, no? Quindi è assolutamente accartocciabile e tra l'altro si appiccica anche come farebbero le pellicole trasparenti. E mantiene le proprie proprietà anche se viene tutto accartocciato, quindi l'estrema resistenza è unita anche all'estrema flessibilità, molto leggero perché il carbonio è un elemento leggero, idrofobico perché è un carbonio di tipo idrofobico, insomma simile a quello del benzene e degli altri elementi tipo idrocarburi. Quindi tutte queste proprietà hanno suggerito applicazioni molto interessanti in tessuti high-tech, perché tutte queste proprietà sono importanti per esempio per la ricopertura principalmente dei tessuti, ma anche per l'inclusione dentro all'interno delle fibre stesse del tessuto, di cui magari parleremo più avanti. Insomma, l'idea è di ideare tessuti resistenti a condizioni ambientali estreme, piacevoli al tatto, leggeri e con altre proprietà interessanti. Da cosa derivano altre proprietà interessanti del grafene? Quindi alcune delle proprietà di quelle sfruttate nelle tecnologie avanzate tipo high-tech, quindi elettronica, derivano proprio dalla combinazione di due cose, uno che è bidimensionale e due che ha questa speciale simmetria esagonale. Le due cose unite insieme producono delle proprietà elettroniche molto particolari, in particolare per esempio che è un conduttore di elettricità ad alta mobilità, si dice. Quindi un conduttore veloce e poco dissipativo, molto meglio del rame e argento, che sono attualmente diciamo, gli elementi utilizzati, meno dissipativi, che si conoscono utilizzati nei cavi ad alta, a bassa dispersione. Quindi un'altra applicazione a cui si pensa è esattamente questo. È fra l'altro un ottimo conduttore termico, sempre legato anche alla particolare struttura e simmetria del grafene, trasparente, vabbè, l'abbiamo già detto. Poi c'è un'altra cosa, quindi vabbè, se qualcuno è interessato poi darò i dettagli, però non vorrei entrare troppo nel tecnico. C'è una risposta ottoelettronica veloce su banda larga, che significa? Significa che è in grado di assorbire luce e produrre un segnale elettrico, fatto molto importante per applicazioni per esempio nell'ambito delle connessioni a fibra veloci, che però rispetto ai sistemi attuali ha una banda molto larga, cioè è in grado di assorbire luce su tutto lo spettro delle frequenze luminose, quindi
potenzialmente può ancora più allargare la banda e fare una banda ancora più larga di quella che abbiamo attualmente. Quindi applicazioni molto interessanti per tutte queste proprietà sono nel fotovoltaico, nell'elettronica flessibile, nella banda larga, come ho già detto, nella comunicazione e miglioramento della connessione a fibra e anche nell'avionica, perché nell'avionica servono sistemi di copertura delle ali degli aerei che siano, che proteggano l'aereo dai fulmini, quindi diciamo antistatici se volete e antighiaccio, e il grafene, essendo idrofobico e molto conduttore, ha, e poi leggero, cioè molto più leggero dei sistemi attualmente usati, ha potenzialmente un'applicazione molto interessante, perché essendo più leggero potrebbe consentire rispetto ai sistemi attuali di risparmiare molto carburante, insomma, se una ricopertura pesa molto meno, probabilmente l'aereo poi pesa molto meno. L'altra proprietà veramente interessante del grafene è il fatto che, essendo bidimensionale, ha un enorme rapporto superficie-massa. Okay? Quindi questo ha applicazioni molto interessanti nell'energetica, perché per le batterie e i condensatori, quindi per gli accumulatori di corrente, servono alti rapporti superficie-massa, diciamo, e quindi il grafene interessante per quello, e poi è interessante in una serie di applicazioni in cui serve avere delle membrane, di nuovo leggere, e in un certo senso manipolabili, per cui con la possibilità di aprire dei fori all'interno di queste membrane di diametro regolabile, e questo il grafene potenzialmente lo può fare, e questo potrebbe avere applicazioni interessanti nel filtraggio di fluidi, quindi per esempio nell'applicazione ambientale per anche inquinamento, quindi per separare inquinanti dall'acqua, per esempio, ma anche, per esempio, un'applicazione che è stata proposta molto interessante della sequenziazione del DNA. E in questo c'entra il fatto sia che si possono aprire dei pori di dimensioni subnanometriche in cui può passare il DNA, sia il fatto che è conduttore, perché il DNA è carico, quindi per la sequenziazione del DNA si sfrutta il fatto che si può misurare una differenza di potenziale ai capi del poro mentre il DNA passa. Quindi la medicina. Nello stoccaggio di idrogeno, che è una cosa di cui mi occupo personalmente, è appunto interessante l'alto rapporto superficie-volume, perché l'idrogeno ha possibilità di attaccarsi al grafene in due modi: uno tramite fisisorbimento, quindi semplicemente un assorbimento, diciamo, per adesione sul grafene, e un altro modo è il chemisorbimento, che è più complicato ma più stabile. Però in entrambi i casi sono necessari alti rapporti superficie-massa per avere un'efficienza di stoccaggio maggiore, quindi per questo motivo lo studiamo. Io in particolare poi mi occupo di simulazione al calcolatore, altri fanno poi l'esperimento corrispondente, ma insomma c'è una collaborazione. Veniamo un attimo dunque, quindi tutte queste proprietà che vi ho descritto sono ideali nel grafene, cioè dipendono dal fatto, dalla possibilità di avere un cristallo molto grande, perfetto, fra virgolette, più perfetto possibile. Per esempio, in particolare la mobilità elettronica dipende tantissimo dalla concentrazione di difetti all'interno dei grafene. Meno difetti ci sono, più gli elettroni sono liberi di muoversi velocemente e a bassa dissipazione. Quindi l'ideale sarebbe avere grafene perfetti più grandi possibile. Le due cose non vanno assolutamente bene insieme, attualmente, perché poi bisogna anche mettere in conto il costo di produzione. È facilmente immaginabile che avere un grafene il perfetto possibile costi di più che avere uno difettato, no? Per cui ci sono in realtà vari modi di produrre il grafene. L'esfoliazione meccanica, che ho messo lassù, cioè quello con lo scotch, in realtà è quello forse meno scalabile, è stato il primo, ma insomma non è, diciamo, uno che è un modo che consentirebbe una produzione scalabile industrialmente. E allora si distinguono, diciamo, due tipi di grafene: quelli per ricerca, quindi molto poco difettati, più perfetti, cioè non perfetti perché la perfezione non si raggiunge mai, insomma migliori possibili, che costano molto e si fanno con tecniche molto complicate, che sostanzialmente consistono nel esporre un substrato a gas contenenti carbonio, dopodiché questi gas si depositano sul substrato e costruiscono un reticolo tipo grafene,
e a seconda di come uno riesce a diciamo, regolare la densità del gas, ottiene un grafene più o meno buono. E questi termini, questi sono molto costosi, non scalabili industrialmente, però producono un grafene molto buono per farci ricerca sopra, quindi grafeni quasi perfetti. Attualmente siamo a livello che con questi sistemi si riescono a produrre dei fogli grandi anche macroscopicamente, però costano tantissimo. Chiaramente non è questo il modo in cui uno lo vuole produrre industrialmente, perché vuole anche grafene a basso costo. Allora, un altro modo che produce grafene a basso costo è l'esfoliazione della grafite in diversi modi, o per via chimica, cioè mettendo dentro solventi opportuni che quindi separano vari modi fogli di grafite, oppure per altre vie tipo soniche, sonicazione, insomma, però sostanzialmente sempre che separano i fogli di grafene. In questo modo si ottengono direttamente degli inchiostri di grafene in cui uno ha dei fiocchi, si chiamano, di grafene di piccole varie che poi magari possono essere selezionati per avere, non so, un inchiostro con fiocchi di grafene di una certa dimensione o di un'altra dimensione a seconda di uno dell'utilizzo che ne vuole fare, oppure gli inchiostri possono poi venire prosciugati producendo i cosiddetti pellet, cioè delle specie di palline, diciamo, di circa solide, di conglomerati di fogli, di fiocchi di grafene. E questi hanno un prezzo ragionevole e sono attualmente quelli che vengono utilizzati per scopi industriali. Non ho detto prima che quelli che invece vengono prodotti su substrato possono poi essere trasferiti su substrati diversi, per esempio su substrati polimerici, quindi fogli trasparenti, tramite un procedimento che si chiama roll-to-roll, cioè semplicemente rollandoli sopra, appiccicandoli, sfogliandoli, passandoli da un all'altro, quindi è possibile. E stessi fogli simili, però meno perfetti, diciamo, di quegli altri, si ottengono spruzzando gli inchiostri sugli stessi substrati. Chiaramente in un modo si ottengono grafeni più puri, nell'altro modo, quando io spruzzo, i vari fiocchetti si metteranno fra di loro in maniera più o meno casuale, quindi non sarà un grafene tanto pulito. Quindi, poi, appunto, dicevo, dagli inchiostri sono già presenti delle compagnie di spin-off che producono, per esempio, cavi leggeri ad alta conduttività. Nel tessile, quindi poi magari ne parliamo se qualcuno è interessato direttamente, però questi inchiostri sono abbastanza ben utilizzabili nel tessile perché si possono introdurre all'interno di fibre artificiali direttamente nella pasta che poi viene filata per fare la fibra, conferendo alla fibra artificiale delle proprietà meccaniche di maggiore resistenza, di antistaticità, per esempio, oppure sia su fibre naturali questo che su quelle sintetiche si possono tingere con inchiostri di grafene, che allora le fibre vengono ricoperte, di nuovo conferendo antistaticità, idrofobicità alla fibra, quindi delle proprietà interessanti. Un altro utilizzo che credo sia quello fatto sulla famosa giacca Colmar, però non è dato di sapere perché appunto sono tutte cose coperte dal segreto industriale, vengono prodotte anche delle lamine grafenizzate, per esempio dei fogli polimerici di polimeri particolari ricoperti di grafene e inseriti all'interno di due altri strati di tessuto, quello esterno e quello interno. Questo ha lo scopo di conferire delle proprietà tecniche particolari. Per esempio, l'idea è quella, siccome il grafene ha un'alta conducibilità termica, di agganciarlo a una qualche sorgente di calore, tipo una batteria, insomma, qualcosa del genere, in modo che l'oggetto, l'indumento, diventi autoriscaldante, perché è particolarmente freddo. Quindi, quello che volevo concludere, poi, insomma, si apre il dibattito e posso rispondere alle domande, è che in realtà il grafene non ha una proprietà eccezionale, ha diverse proprietà eccezionali, che forse prese una per una a sé stanti non hanno questo carattere di eccezionalità, perché di conduttori buoni ce ne sono già, perché di cose resistenti ce ne sono già. Quello che stupisce del grafene è che queste proprietà sono unite in un unico materiale. Quindi direi che la proprietà più importante è la versatilità, e questo ha una forte analogia con un altro materiale della metà del secolo scorso, che è la plastica, che alla fine è stato un materiale distruttivo, perché
La plastica, se ci pensate, non fa meglio del legno, del metallo, di altre cose in campi specifici, però fa tutto. Quindi è stata una, quella che si dice, una tecnologia distruttiva, perché ha messo da parte e fatto diventare di nicchia tecnologie che prima erano del legno o del metallo, sostituendole. Questo ci si aspetta che probabilmente farà il grafene su un'altra scala, cioè il grafene deve essere pensato non come materiale massivo, ma come materiale con proprietà nanoscopiche, quindi molto piccole, e quindi che ha potenzialmente applicazioni nel piccolo. Però potrebbe essere la plastica del terzo millennio, se volete, vabbè, magari del XXI secolo, per questa analogia proprio di pervasività, di versatilità, di rompenza, insomma. Ci si aspetta che possa sostituire alcune o tante delle tecnologie esistenti, con il vantaggio che aveva la plastica di avere dei processi produttivi simili, cioè unici, se volete, un unico processo produttivo che produce materiali diversi fra loro e quindi piattaforme, se volete, compatibili per fare diverse cose, per multiscopi, eccetera. Quindi potrebbe in questo senso essere importante. Però molto dipenderà dalla capacità di manipolarlo e scalare la produzione a livello industriale. E in questo momento storico, appunto, questo succede per grafeni non molto puri, come quelli degli inchiostri o dei pellets. Si spera che, man mano andando avanti, succederà per grafeni sempre più puri e sempre più quindi con proprietà sempre migliori. Vabbè, di nuovo menziono la flagship di grafene perché, devo dire, purtroppo, questo qui è un progetto europeo, perché dall'Italia, dall'ambito nazionale, finanziamenti non ne arrivano, nonostante sia riconosciuta l'Italia, i ricercatori italiani siano riconosciuti poi a livello anche internazionale, nonostante si riconosca l'importanza del materiale, tutti i finanziamenti ci arrivano dall'Europa, per fortuna, insomma. E quindi niente, vi lascio con questa domanda: non sappiamo se il grafene sarà la plastica del XXI secolo, i presupposti ci sono. Prima di lasciare, voglio ringraziare queste persone che sono quelle con cui collaboro, principalmente sono sperimentali, ma anche qualche altro teorico, un gruppo di lavoro che lavorano insieme a me, e poi tutti gli sponsor che, come vedete, oltre alla flagship di grafene, che si è un po', diciamo, un po' distorta. Sono altri sponsor che però contengono tutti la bandiera dell'Europa, perché casualmente appunto i progetti vengono tutti finanziati dall'ambito europeo e poco nazionale. Grazie per l'attenzione. Andiamo a fare delle domande, quindi quelle che avete preparato è il momento di ricordare. Comunque un ringraziamento per la sinteticità dell'esposizione, la chiarezza e anche il giusto tempo dedicato a esporre. Io vorrei sapere se mettere questo foglio, sfoglia di grafene, impedisce la trasferabilità oppure la lascia inalterata. Allora, il grafene perfetto, senza difetti, non lascia passare molecole d'acqua, non lascia passare difficilmente anche molecole d'aria. Però, quindi, se fosse un vero foglio di grafene, effettivamente sarebbe poco trasferibile. Però dobbiamo sempre tenere conto che non esiste attualmente, diciamo, un foglio di grafene talmente grande da poter unicamente essere infilato perfetto all'interno di una lamina del genere. E poi dobbiamo anche tenere conto di un'altra cosa, che la trasferibilità dipende non solo dal grafene stesso, che forse non l'ho accentuato abbastanza, ma non esiste veramente come foglio a sé stante. Lui è sempre supportato, quindi sempre attaccato su qualche altro substrato, che è una matrice polimerica. Quindi le proprietà dipendono da due cose: uno, da come è fatta la matrice che lo supporta, e due, da quanti difetti ci sono. Quindi, siccome queste due cose, allo stato attuale delle cose, possono essere manipolate, io credo, non sono esperta del campo perché in realtà non mi occupo di trasferimento industriale, però penso che sia possibile creare un oggetto basato sul grafene anche trasferibile. Come te, sei un po' preoccupato di
Ci credo. Scusi, se io uso quegli inchiostri, vicino, sono inchiostri trasparenti. Allora, a proposito su qualcosa. Dunque, l'inchiostro con il grafene in sospensione non è trasparente, è scuro. Un po' assomiglia effettivamente a una specie di grafite liquida, diciamo, è nero. Però come vengono usati, cioè quando vengono spruzzati sul uno spray sopra i supporti diventano trasparenti, perché alla fine la trasparenza non è sorprendente, perché qui stiamo parlando di oggetti monatomici, qualsiasi oggetto monatomico è trasparente a livello di un singolo atomo. È data dalla sottigliezza la trasparenza. Anzi, a dir la verità, essendo proprio Pignoli, si dovrebbe dire che il grafene è molto meno trasparente, e forse questa è un'eccezionalità, rispetto a possibili altri materiali bidimensionali di altro tipo. Comunque, sì, per rispondere alla domanda, sì, quando vengono spruzzati sopra un supporto trasparente diventano trasparenti. E vengono fuori strati conduttori. E vengono fuori strati conduttori, sì. Di nuovo, la conducibilità, in quel caso, dipende da quanto sono grandi i singoli fiocchi che sono in sospensione. Più sono grandi, e migliore è la conducibilità. Perché, chiaramente, quando io spruzzo, si attaccano fra loro tutti questi singoli fiocchi, e quindi il materiale non diventa un singolo cristallo, diventa più un multicristallo, e tutti i bordi dei fiocchi sono ostacoli per la conducibilità, per cui più grandi sono i fiocchi e migliore la conducibilità elettrica di quello che si ottiene. Allora, si potrebbe dire però che è sbagliata la percezione della plastica del futuro, che non si comporta come la plastica del futuro, va a migliorare delle prestazioni di varie plastiche. La plastica, perlomeno nella tradizionale, non lo conosciamo. Sì, beh, diciamo che io ho fatto l'analogia con la plastica riguardava la pervasività e la sostituzione di altri materiali. Quello, secondo me, sì, però la differenza è che il grafene come foglio solo, effettivamente, forse avevano ragione chi la diceva negli anni 60, non esiste. Cioè, esiste come oggetto isolato dagli altri strati della grafite. Ma da solo non può esistere, perché è come se io volessi far stare stabile un foglio di domo parte trasparente largo 10.000 km, cioè non ci sta perché si accartoccia, insomma, no? È questo il concetto alla fine. Quindi ha bisogno di un supporto più rigido. Qui da sé non è proprio una plastica, ma è un aggeggio che rimuova le prestazioni delle varie plastiche, oltre a... Sì, però tutte le prestazioni aggiunte, cioè le prestazioni su cui si fa conto sono esclusivamente del grafene, cioè l'altro oggetto serve da supporto. Io ho una difficoltà proprio a capire questo passaggio dal microscopio al macroscopio, cioè quando si parla anche di vari composti del carbonio che hanno per esempio proprietà fiscali straordinarie, per esempio anche una notizia di carbonio, sono misure e calcola quanto è piccolo, quanto è gente, cioè, vabbè, è così piccino che è mezzo chilo, chissà se ne faccio una fune, quella tira su una casa, anche se pensa un limite. Però in pratica non è così immediato passare dal microscopio al microscopio, come dicevi, non è possibile pensare a un foglio di grafene che stesso di dimensione microscopica è unico. Quindi quando ho un oggetto macroscopico ho sempre un agglomerato, una cosa piena di difetti, un qualcosa. Ecco, io questo qualcosa, come si differenzia per esempio da un carbone amorfo, o come si differenzia da un assemblaggio di nanotubi di carbonio, da qualche altra forma del carbonio, abbiamo visto ce n'è così tante di forme, eccetera. Come faccio a estrapolare al macroscopico, con realismo, tutte le proprietà che io ho calcolato del microscopico? Allora, sì, è una domanda molto appropriata. Infatti, alcuni dei millantati grafeni prodotti da compagnie in realtà sono più, assomigliano di più a, come dire, grafite microcristallina. Ma il punto fondamentale non è tanto quanto sono grandi alla fine lateralmente questi grani, questi oggetti, diciamo, ma quanto sono bidimensionali e tridimensionali, perché quello è una cosa più importante rispetto, diciamo, alla larghezza. E questo forse è una cosa che differenzia, mi spiego meglio. Supponiamo che il
discorso più semplice si fa con la conduttività, però vale anche per esempio per le proprietà meccaniche. Allora, io quello che riesco ragionevolmente a ottenere, se detto è un patchwork bidimensionale, quasi monostrato, però bidimensionale, formato quindi da fiocchi che sono poi orientati più o meno a caso, e hanno quindi dei bordi che si appiccicano gli uni all'altro, però poi l'orientazione è più o meno casuale. Questo è quello, diciamo, che si ottiene. La conducibilità elettrica è proporzionale al rapporto tra, se volete, la quantità di bordi rispetto alla larghezza del fiocco. Allora, qui abbiamo una cosa unidimensionale rispetto a una superficie. Ecco, allora, questo qui è un po' diverso dall'avere un oggetto tridimensionale microcristallino che ha un rapporto superficie rispetto a volume. Questo cambia le cose. Cambia le cose perché il rapporto, se volete, lo scalare di dimensione 1 a 2 è peggio o meglio, questo dipende dal punto di vista, che lo scalare di dimensione da 2 a 3. È come se uno avesse una concentrazione minore, a parità di numero di difetti, un effetto minore sull'oggetto bidimensionale. Poi c'è sempre comunque il fatto che uno tende ad avere fiocchi più grossi possibili, quindi a ridurre il numero di bordi, e quindi questo aumenta la conducibilità. Alla fine ci sono degli studi teorici molto precisi che correlano la conduttività in un caso, ma anche le proprietà meccaniche, quindi l'esistenza della trazione dell'altro, alla concentrazione di bordi rispetto alla superficie. Queste cose si sanno, quindi si sa, in un certo senso si conosce il problema e si sa quale sarebbe la soluzione, anche se tecnicamente ora non si riesce a fare per il momento. Però non è tanto vero, nel senso che appunto grafeni, fra virgolette, quasi perfetti, bidimensionali, si fanno più o meno di queste dimensioni, costano tantissimo, però ci sono, esistono, cioè si fanno con le tecniche. Sempre appoggiate a qualcosa. Sempre appoggiate a qualcosa, ma questo è irrilevante, perché appunto con le tecniche roll to roll poi si possono trasferire su qualsiasi substrato. Sul substrato ci vuole un indicato. Sì, però a quel punto per le proprietà meccaniche, penso io, la proprietà meccanica è quella del substrato, che cosa no, ne fa una migliora, cosa? Migliora la proprietà meccanica. Sembra come il più su. No, invece no, questo no, cioè migliora la proprietà meccanica per quella elettrica, quella la cosa completamente da però forma. No, assolutamente migliora la proprietà meccanica del substrato, questo si, cioè trasforma la proprietà meccanica del substrato e lo rende resistente. Anche se il substrato è macroscopico e il grafene è un singolo. Sì, poi macroscopico si parla sempre di substrati sottili, è macroscopico, però si sì, rispetto al grafene lo è. Comunque sì, migliora la proprietà meccanica. Poi soprattutto, ora poi uno non è che si mette magari a sostenere un elefante con queste membrane. Proprietà meccanica migliorata significa resistenza alle intemperie, cioè molte ditte produttrici di mobili o di tessuti per sedie sono interessate a questo, perché i tessuti in quel modo diventerebbero resistenti alla luce, resistenti alle intemperie, insomma. Alla fine poi le proprietà che interessano sono anche abbastanza tutte la terra, non è che interessa sostenere un elefante sulla punta di una matita, insomma. Come farebbe a migliorare? Volevo fare una domanda. Ma è possibile che uno strato di grafite, un solo strato di grafite isolato, resista meglio di 10 miliardi di strati di grafite formati su una mina? Ecco, allora, intanto la grafite non è mai un cristallo perfetto, ma è un diciamo, composto multicristallino, per cui si rompe molto più facilmente il cristallo. Un cristallo perfetto di grafite così grande esiste tanto poco quanto esiste uno strato di grafene così grande. Quindi, in questo senso c'è ragione, però per esempio, diciamo, se uno riuscisse a fare un pezzo di grafite così grosso, sarebbe molto duro e molto resistente. Certamente non sarebbe flessibile, perché gli strati di grafite uno rispetto all'altro si bloccano e quindi non consente di... Dall'altra parte anche la proprietà meccanica di un diamante sono elevatissime. Quando è puro e perfetto, senza inclinature o difetti, sì. Prego. Io ho un paio di domande. Anche per quello che ma la grafite e il grafeno hanno lo stesso ritorno cristallino? Cioè, come è possibile che il materiale con lo stesso ritorno cristallino non ha più dato un po' di testa? Cioè, la grafite si spezza, non esiste bene,
si sfoglia, il caffè è proprio resistente, allora c'è bene, perché non siamo tutti. Hanno lo stesso articolo cristallino dei singoli strati, come ho detto a lui, però la grafite, quella delle mie delle matite, è policristallina, per cui si spezza molto facilmente, intanto si sfoglia lungo le direzioni dei piani ed è quello che succede quando si scrive sul foglio. E poi tende a, a rompersi lungo i difetti dei grani cristallini. Se io avessi un blocco di grafite pura, come quella che vi ho mostrato all'inizio, i cristalli abbastanza buoni si trovano, quella non ci puoi scrivere, perché non riesci a romperla, insomma, è una anche, diciamo, si rompe bene in una direzione, quella in cui si sfoglia, ma nell'altra direzione no, piuttosto dura, per cui certo non sarebbe adatta a scriverci, insomma. Quindi è possibile che hai, diciamo, un campione di grafite tridimensionale, tipo un blocco di grafite? Sì, sarebbe possibile, infatti, diciamo, è considerato un errore quando si fa il grafene tassiale, che si no, vuole mostrare. Di grafene? Sì. Come, scusa? Il grafene? Sì, 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 no, il grafene, il grafene puro, appunto, come dicevo, sì. Si riesce a produrre in oggetti grandi più o meno così attualmente, non difettati, praticamente senza difetti o con pochissimi difetti, e è molto costoso però. E in quel caso si può produrre anche la grafite, cioè si può produrre anche non solo i monostrati ma anche i multistrati. È naturalmente, anzi è più facile, però è considerato un difetto di produzione, perché uno è più interessante, è più difficile produrre i singoli strati. Per esempio una barra di grafite. Fatta in quel modo, dici? Sì, cioè sì. Rispetto alle sue proprietà meccaniche. Rispetto al grafene ha altre proprietà meccaniche, sicuramente non è flessibile, sarebbe, penso, altrettanto resistente alla trazione, sì. Però non so se è possibile produrla in quelle dimensioni lì, come cioè, questo veramente non lo so. Quindi, diciamo, a livello meccanico, alla fine, il grafene, per esempio, non si potrebbe usare per costruire un po'. Per ipotizzare. No, perché è bidimensionale, sempre pensare che comunque cioè, le proprietà vanno rapportate, cioè è straordinariamente resistente rispetto a materiali così sottili. Certo, insomma, no? E trascurando diciamo la matrice, il grafene è solamente è elastico o è solamente flessibile? Cioè, no, è principalmente flessibile, non è molto elastico, è molto resistente alla trazione, quindi dipende da cosa intendi elastico, cioè se intendo un po' cioè no, sì, di chi è che ritorna sicuramente, perché è flessibile in quel senso. Se intendi elastico anche la trazione lo è molto elastico, però il problema è il limite di rottura. Ora lì poi si entra in un campo molto ingegneristico. Diciamo che un conto è la resistenza alla trazione, un conto è la resistenza allo strappo, sono due proprietà diverse. Quindi bisognerebbe poi vedere cosa un intende esattamente. Grazie. Senti, hai citato applicazioni, cioè almeno nella slide c'era applicazioni alle batterie. Sì. E quali sarebbero? Perché... Allora, le batterie, vabbè, intanto come per tutti gli accumulatori di corrente, di carica, serve un grande rapporto superficie peso, superficie massa, quindi quello ideale. Però in particolare nelle batterie vengono utilizzati come una parte degli elettrodi. Ora, troppi dettagli, non sono nel mio campo, però si sfrutta anche il fatto che sono conduttori, che sono membrane, e quindi anche nei condensatori che sono la stessa cosa, insomma. Immagino che si possano fare ultracapacitori. Ultracapacitori. Metti a straterelli. Sì, sì, sono chiaramente molto, cioè la capacità poi è... È elettrico, sì, chiaramente sì, però diciamo è tolta la parte relativa al conduttore, insomma, perlomeno. Si possono avvicinare. Sì, sì, si possono avvicinare molto, poi si può aumentare la superficie, per cui le due cose messe insieme. A che punto si arriva lo stoccaggio dell'idrogeno? Stoccaggio dell'idrogeno è una cosa complicata. Allora. Sarebbe molto utile perché la tecnologia dell'idrogeno, molti pensano che l'idrogeno è una fonte di energia, in realtà non è una fonte di energia, l'idrogeno è un vettore di energia, perché l'energia si immagazzina nell'idrogeno per via chimica, diciamo, l'idrogeno deve venire prodotto dall'acqua, di solito per esempio tramite il fotovoltaico si trasferisce energia
all'interno della molecola di idrogeno per via chimica, dopodiché quindi la parte importante della tecnologia dell'idrogeno è lo stoccaggio e il trasporto, soprattutto. E in qui interviene il grafene, perché esistono sistemi di stoccaggio attualmente dell'idrogeno che hanno due difetti principali. Uno è la sicurezza, perché i sistemi di stoccaggio prevedono principalmente, diciamo, quelli attuali a compressione dell'idrogeno, che ad alte pressioni diventa, insomma, pericoloso, con molta più amarga, diciamo. E l'altro è la capacità gravimetrica, perché uno pensa, va bene, comprimo il più possibile, faccio diventare l'idrogeno, poi però per mantenere quella pressione mi serve un apparato esterno molto pesante, per cui alla fine il rapporto tra idrogeno magazzinato e peso totale del sistema è bassino, intorno, diciamo, nei sistemi più avanzati al, mi sembra, 5%, quindi proprio poco, diciamo. Allora, il grafene era stato proposto proprio per migliorare questi due aspetti. Uno, grazie al fatto che il carbonio è un elemento molto leggero, esiste la possibilità, quindi teorica perlomeno, di immagazzinare idrogeno gassoso all'interno di strutture grafene che si pensava multistrato, però devono essere costruite ad hoc in modo da lasciare, diciamo, un giusto volume all'interno dei vari strati, e poi devono esserci degli spaziatori molecolari in modo da costruire una struttura regolare, che risolverebbe quindi il problema della capacità gravimetrica. E poi la sicurezza, perché avendo degli spaziatori di carbonio uno rispetto all'altro, le molecole vengono sì compresse in uno stato che è quasi uno stato liquido, però contemporaneamente vengono stoccate in maniera bidimensionale, che riduce la sezione d'urto tra le varie molecole di idrogeno e quindi rende il sistema più sicuro. Questa è una possibilità, tramite il cosiddetto fisisorbimento, che vuol dire assorbimento all'interno di una struttura porosa o a strati, senza variazione chimica del grafene. L'altra possibilità è il chemisorbimento, che dal punto di vista della sicurezza sarebbe il massimo, perché il chemisorbimento prevede che la molecola di idrogeno si leghi al carbonio, trasformandolo di fatto in un idrocarburo sostanzialmente bidimensionale, e quindi diventerebbe sicuro al 100%, perché a quel punto non diventa più esplosivo, e anche sicuro dal punto di vista del trasporto, perché non si stacca finché non si fa qualcosa per staccarlo, e anche dal punto di vista della capacità gravimetrica, perché il chemisorbimento prevede una capacità gravimetrica intorno all'8%, che è molto più di quella attuale dei contenitori attuali. Però il problema lì è che bisogna convincere l'idrogeno ad attaccarsi, e c'è una barriera, per chi insomma sa un po' di chimica, una barriera di chemisorbimento che non è banale da superare, e poi convincerlo ad attaccarsi. E diciamo, stiamo facendo degli studi particolari in questo campo, pensando di sfruttare una possibilità molto importante che solo il grafene ha, e cioè quella di corrugarsi, perché essendo una membrana bidimensionale ha la possibilità unica rispetto a qualsiasi altro materiale di fare delle ondulazioni. E abbiamo visto, ho fatto vedere proprio così a passare, una simulazione al calcolatore, si è visto che una volta attaccato, se io faccio passare un'onda di corrugazione sul grafene, proprio simile a un'onda di quando scotto un tappeto, diciamo, l'idrogeno attaccato si stacca meccanicamente, una sorta di effetto di catalisi meccanica, se volete, cioè l'energia dell'impulso dell'onda riesce a staccare l'idrogeno, e quindi questo risolverebbe almeno uno dei problemi, che è quello del rilascio dopo l'immagazzinamento, per esempio. Quindi a livello, diciamo, per ora siamo solo a livello teorico, però stiamo tentando di provarlo in laboratorio, per esempio, perché si può produrre grafene naturalmente corrugato, e anche in qualche modo manipolare la corrugazione del grafene cresciuto su questi substrati che vi facevo vedere prima, quindi stiamo controllando questa possibilità, insomma. Da qui poi all'applicazione vera e propria industriale ce ne passerà ancora un po', penso. Però è un'idea, diciamo, molto originale, e che si può applicare soprattutto solamente a un oggetto bidimensionale che è il grafene, perché altrimenti queste onde di corrugazione non si possono creare, insomma. Sembra una sostanza adatta per fare la membrana, per esempio, negli oggetti tipo le dischi stato solido che sfruttano l'effetto tunnel, quindi il sistema di trasferimento degli elettroni da una parte all'altra. Lei sa se viene utilizzato, ci sono ipotesi di utilizzo
Allora, non so bene a cosa si riferisca lei, però la maggior parte degli esperimenti che vengono fatti nel nostro laboratorio per studiare la struttura del grafene sfruttano l'effetto tunnel. Di fatto sono microscopi a forza a effetto tunnel che funzionano, vabbè, diciamo, il laboratorio viene a parte creato il grafene su sostrato, no? Dopodiché viene messo in una camera a vuoto, viene quindi estratta l'aria dalla camera, viene avvicinata a una punta conduttrice alla superficie del grafene e quello che si misura è la corrente di effetto tunnel tra il grafene e la punta, che quindi consente di ricostruire per esempio l'ondulazione del grafene e di fare una sorta di microscopia. Quindi credo di sì, nel senso, non ho sentito mai onestamente di applicazioni a parte la microscopia, quindi l'indagine del grafene stesso, però cioè, l'effetto tunnel funziona sicuramente, insomma. Quindi penso che sì. Come si può, diciamo, interagire con il grafene a livello microscopico? Cioè, se vogliamo, per esempio, modificare le caratteristiche dicendo qualcos'altro. Sì, sì, questo è possibile farlo? Ci sono vari modi. È una domanda molto interessante. Il grafene stesso, quindi... Sì, sì, sì. Allora, il punto è questo. Come dicevo prima, potenzialmente il grafene fa un sacco di cose. Ha anche qualche difetto. Ad esempio, per chi sa... di elettronica, avere un oggetto che è solo conduttore non va bene, servono i semi conduttori. Allora, per esempio, una cosa molto interessante è come rendo il grafene semiconduttore. Anzi, prima di tutto come lo faccio condurre bene, perché il problema è che il grafene potenzialmente è un conduttore molto veloce, ma ha densità di portatori di carica molto bassa, per cui va drogato, si dice, no? Cioè gli vanno aggiunte delle cariche e questo si può fare per esempio anche per via. Oppure si può rendere il semiconduttore sostituendo gli atomi di carbonio con altri atomi, per esempio azoto o boro tipicamente. Dico azoto e boro perché l'azoto e il boro sono i primi vicini del carbonio nella tavola periodica e quindi si inseriscono bene dentro il reticolo cristallino, senza distruggere, diciamo, la struttura, e però drogando oppure aprendo, diciamo, dico una cosa tecnica per chi sa, per gli altri posso ignorarla, prendo la gap tra strato di valenza e banda di conduzione trasformando l'oggetto in un semiconduttore. Quindi per le applicazioni di nanoelettronica da una parte. Poi per le applicazioni anche di stoccaggio di idrogeno, per esempio, è necessario costruire una rete tridimensionale, perché chiaramente stoccaggio in un oggetto tridimensionale non serve a niente, e allora è necessario, per fare una rete del genere, funzionalizzare il grafene con delle molecole si chiamano pilastro, cioè delle molecole lunghe e un po' rigide che funzionano da spaziatori fra i vari strati di grafene. Quindi anche in quel caso è necessario, che questa cosa va fatta, manipolata a livello nanoscopico, quindi veramente microscopico, più che microscopico, attaccando chimicamente degli oggetti, quindi la sostituzione chimica per le proprietà elettroniche, l'adesione chimica per altri tipi di proprietà, in ogni caso è necessario manipolare il grafene. A che livello siamo? Non tanto avanti, perché il problema è non tanto attaccare delle cose al grafene, che quello è possibile perché, per esempio, esistono dei derivati del grafene, l'ossido di grafene, per esempio, che è un materiale che assomiglia un po' al grafene, ma c'ha atomi di ossigeno messi qua e là un po' a caso, che costituiscono dei siti di reazione. Perché l'ossigeno è molto reattivo, quindi se uno prende invece del grafene l'ossido di grafene è in grado di attaccare dove c'è l'ossigeno delle cose, delle altre molecole. Però il problema è che questi materiali non si riesce a manipolare dove sta l'ossigeno e nemmeno tanto la concentrazione dell'ossigeno, per cui siamo a un livello attualmente non tanto avanti, si va in quella direzione, lo scopo è riuscire a manipolare la densità e la disposizione di questi siti reattivi, che siano essi di ossigeno una possibilità, ma ci sono anche altre possibilità, insomma, per esempio attaccarci altri gruppi funzionali chimici reattivi, insomma, in linea di principio è possibile. Il problema è che per farlo in maniera controllata, sia in densità che in posizione, non è molto semplice. Ci stiamo occupando anche di questo. Di nuovo, una possibilità è utilizzare il grafene, quello cresciuto epitassialmente sul carburo di silicio, un altro sostrato, vabbè, non entriamo in dettaglio, è corrugato in maniera naturale e in maniera molto regolare, cioè ha un disegno di corrugazione preciso, dettato, diciamo, dalla struttura cristallina, dalla superstruttura cristallina del sostrato,
e si è visto, abbiamo visto in laboratorio, che le cunette che sono disposte in siti regolari sono più reattive delle valli, per cui una possibilità che stiamo cercando di analizzare al momento, diciamo, a livello teorico c'è questa possibilità, a livello pratico come al solito ci sono più difficoltà, però è di utilizzare questa reattività aumentata del grafene sopra le corrugazioni proprio per controllare la disposizione di eventuali sostituti chimici o molecole aderite. Come avviene l'epitassia con il grafene? Allora, dipende... Allora, la fanno... descrivo quella che ci avevamo in laboratorio, perché io non sono esperta nel campo, però quella la conosco perché ogni tanto così va a vedere. E io sono teorica, quindi in laboratorio proprio ci metto piede, ogni tanto mi ci fanno entrare con tutte le caselle e non mi fanno toccare nulla. Comunque, quella cosa lì, le due tipi di epitassia che noi facciamo sono su sostrati conduttori, per esempio il rame, che viene inserito in una camera a vuoto, cioè qui è stato fatto il vuoto spinto, e viene esposto il sostrato di rame a composti ricchi di carbonio, che sono anche idrocarburi, però insomma... atmosfera controllata, quindi un processo lentissimo e molto controllato. E questo... Com'è che viene il grafene? Perché questi composti reagiscono con la superficie, credo anche in conseguenza a condizioni ambientali tipo campi elettrici particolari, riescono in qualche modo a far aderire il carbonio. Il carbonio sulla superficie di un conduttore, soprattutto il rame, ha un reticolo che è compatibile con quello con la superficie piatta del rame, tagliato in maniera, quindi diciamo tende volentieri a formare la struttura esagonale del carbonio. Questo è un modo. Un altro modo, che è ancora più interessante perché è proprio specifico per il grafene, è utilizzare il carburo di silicio, quindi è un composto cristallino che ha una struttura simile a quella del diamante, però è silicio e carbonio binario. Si taglia una superficie piatta e si comincia a estrarre per evaporazione il silicio, perché il silicio evapora a una temperatura diversa del carbonio. Per cui, regolando molto finemente la temperatura, si riesce a estrarre solo il silicio. Rimane il carbonio, man mano che si estrae il silicio, si ricostruisce una superficie di carbonio. Il primo strato di carbonio però è legato in maniera chimica al sostrato, quindi quello non è il grafene, perché il grafene deve essere staccato, isolato. Però continuando a estrarre il silicio si forma sotto un altro strato che è legato equivalentemente al substrato, e quello di sopra si stacca e diventa grafene. Si può andare avanti e formare doppio strato, triplo strato, poi generalmente, siccome si vuole avere uno strato di grafene, ci si ferma al primo, però è possibile anche costruire doppi strati, tripli strati, eccetera. Oppure un'altra possibilità, sempre col carburo di silicio, è formare questo strato ricostruito attaccato al substrato e poi introdurre, pompare dell'idrogeno tra lo strato ricostruito e il carburo di silicio, e l'idrogeno si attacca al substrato e stacca l'idrogeno e stacca il grafene. Quindi ci sono due o tre tecniche legate proprio specificamente al substrato carburo di silicio, che è una cosa molto particolare. Cioè non è un'epitassia nel senso stretto, perché l'epitassia vuol dire che uno ci butta sopra materiale e quello ricostruisce. Questo è il contrario, cioè si sottrae roba e su scala industriale come avviene? Per quello che si sa ora? Quello che si sa ora, le produzioni principali su scala industriale sono o in questi inchiostri, e sono quelle che sono più facilmente scalabili chiaramente, o se no invece degli inchiostri formano, credo sempre prima gli inchiostri, poi sottraggono il solvente e formano delle strutture che assomigliano a conglomerati di fiocchi di grafene, probabilmente con residui di solventi dentro, quindi sono semisolidi, insomma, dei pellet, delle cose così. Queste, che io sappia, attualmente sono le due principali produzioni industriali. Che poi, naturalmente, come dicevo prima, gli inchiostri poi vengono spruzzati su vari supporti per fare delle cose circa dimensionali, insomma, magari con cristalline, però con proprietà simili a quelle del grafene, vedo. Quando è più strati sono più facili. Dipende, quelli epitassiali sì, ricostruiscono come lo stacchi della grafite, quelli così fatti con gli inchiostri sono abbastanza un po' a caso, insomma. Si,
deve solo stare attenti a farli più sottili, cioè se uno vuole avere delle proprietà simili a quelle del caffè deve farli più sottili possibile, quindi idealmente dovrebbe avere dei fiocchi messi un po' a caso, però perlomeno singolo strato, insomma. Questa sul vetro è un'idea interessante, addirittura che stanno stati di assicurati, sì, cioè non so se con questa tecnica dello sputtering elettronico, però l'idea di fare dei vetri con proprietà particolari, conduttive, anche per pannelli solari trasparenti è in giro da parecchio tempo, per utilizzare magari le superfici esposte al sole anche delle costruzioni, insomma abbiamo tanti vetri, si potrebbero costruire dei pannelli solari semi trasparenti da mettere direttamente sui vetri delle finestre, per esempio. Non stanno loro sviluppando delle tecnologie magari? No, però cioè, tutto sommato è una tecnologia abbastanza divergente da quella della grafite, secondo me, cioè non lo so. Potrebbe avere l'interesse di sicuramente c'è dietro un certo interesse, però poi alla fine dipende anche dal processo industriale, se il processo divergente da quello della grafite forse non so, cioè poi il trasferimento tecnologico non è che mi occupo tantissimo, quindi queste cose molto così, anche un po' politiche non le so. Possiamo lavorare, io la studio dei meccanici, le macchine intensili, ma per sapere se come possiamo lavorare con le macchine esplosioni oppure diciamo a quel livello, attualmente le macchine intensili utilizzano oggetti tridimensionali grossi, questo non è né uno né l'altro attualmente. La cosa più grossa fatta di grafene sono questi pellet, che sono delle palline di mezzo centimetro, diciamo, quindi non credo siano adattabili, se no appunto ci sono questi grandi fogli bidimensionali, ma di nuovo mi sembra una cosa adattabile a quel tipo di tecnologia. L'idea è di fare delle ricoperture di oggetti macroscopici per darvi delle proprietà, però non di usarlo come materiale da costruzione. Io ho una domanda su una cosa che avete accennato all'inizio. Secondo uno dei grandi problemi che ci sarà davanti è la questione dell'acqua. Il grafene può essere usato al posto, cioè in un'operazione tipo osmosi inversa, invece di usare l'osmosi inversa può migliorare la struttura del consumo di energia, cioè questa capacità di filtro potrebbe aprire delle strade nuove anche con l'acqua, sì, per estrarre l'acqua dal mare. Cioè, sì, ci sono degli studi in quella direzione. Per i liquidi, ma anche e forse soprattutto per i gas, cioè sono stati fatti degli studi specifici che mostrano che diciamo oggetti, membrane, ma anche oggetti tridimensionali, multistrati di grafene con gli strati distanziati a delle distanze specifiche, sono in grado di separare gas, e quindi questo per esempio è una grande applicazione nella separazione della CO2, nella segregazione della CO2, insomma, quindi sempre per motivi ambientali. E poi appunto c'è sempre questa possibilità, perlomeno teorica, nella pratica insomma si sta provando, di aprire all'interno del grafene dei pori di dimensioni regolabili. Quindi questa è un'altra possibilità molto importante per costruire filtri. E infine c'è anche un'idea che era un po' girata, però lì siamo veramente nel campo del ancora molto indietro, nemmeno teoricamente è stato ancora dimostrato che è possibile. Il grafene è conduttore, quindi ed è flessibile, quindi si era pensato di utilizzare queste due proprietà messe insieme per produrre delle membrane che messe per esempio in un flusso d'acqua, all'interno di un flusso d'acqua, fossero in grado per effetto dell'acqua che passa di creare una differenza di potenziale ai capi della membrana e quindi eventualmente di produrre oggetti autoalimentandosi attraverso il flusso di un per esempio, che fanno delle cose, non so, appunto, un'osmosi attiva, per esempio,
cose del genere, che sfruttassero proprio il flusso dell'energia, il flusso dell'acqua per autoalimentarsi, quindi senza batterie, però è molto ancora abbastanza fantascientifico. Faccio anche una domanda per conto di una amica che si chiama Rosa, che si segue sempre dalla Spagna. Recentemente Rosa sapeva che facevamo questa serata, ci ha mandato un articolo sul silicene. Allora la domanda è questa: abbiamo aperto con il grafene, col bidimensionale, un nuovo mondo bidimensionale? Allora sì, poco dopo l'uscita del grafene è nata proprio una nuova categoria, insomma, di studi dedicati agli oggetti bidimensionali di tutti i tipi, uno è il silicene, ma ci sono ossi di metalli vari, insomma, l'idea è di tagliare, prendere un cristallo e tagliarne degli strati e vedere che proprietà. Infatti all'interno della Flagship c'è proprio una sezione dedicata appositamente a materiali bidimensionali non grafenici e ai compositi fra il grafene e questi materiali, perché una proprietà interessante è che sono bidimensionali, quindi se hanno delle proprietà interessanti diverse da quelle del grafene, una per esempio potrebbe essere la semiconduttività, che non è propria del grafene, però uno potrebbe pensare di combinarli in un materiale di questi bidimensionali semiconduttore a strati con il grafene e quindi costruire un nuovo materiale che combina le proprietà interessanti del grafene con le proprietà interessanti di un altro materiale bidimensionale, insomma, composto, diciamo, l'idea di fare materiali composti sintetici con proprietà del tutto inusuali in natura, insomma. Cioè. Le lasagne di grafene? Sì, lasagne di cambio genere. Sul campo da spazio, una domanda. Di piezoelettricità a compositi di grafene, allora, o grafene stesso. Il grafene di suo non è piezoelettrico per dire di questione di simmetria. Gli studi che riguardano la piezoelettricità del grafene sono molto importanti appunto per costruire anche questi dispositivi eventualmente autoalimentati oppure appunto connessi tra vibrazioni meccaniche e elettricità, insomma, in qualche modo. E allora ci sono due possibilità. Uno è di fare delle sostituzioni, per esempio con azoto, boro o altri elementi, che rompono la simmetria, perché il fatto che non è piezoelettrico dipende dalla simmetria altissima che ha il grafene, oppure sempre con l'idea di rompere la simmetria, aderire degli atomi, quindi non sostituire gli atomi di carbonio, ma attaccarli sopra, e uno di questi elementi considerati per la piezoelettricità è il fluoro, per esempio, che è molto elettronegativo, quindi potrebbe essere interessante. Per ora che io sappia sono studi teorici, simulazioni che dimostrano che effettivamente rotture di simmetria fatte in un modo particolare, però nelle simulazioni chiaramente io gli atomi li metto dove mi pare, quindi posso effettivamente verificarlo, poi farlo in pratica un altro discorso. Un'altra invece proprietà che il grafene ha è la flexoelettricità, che sarebbe, se vogliamo, l'effetto al secondo ordine rispetto alla piezoelettricità, cioè la piezoelettricità è una creazione di differenza di potenziale in seguito a una deformazione, anche uno stiramento, diciamo, del grafene in varie direzioni. La flexoelettricità è la stessa cosa, però rispetto alla curvatura. Cioè, se il grafene viene curvato, si creano delle differenze di potenziale, possibilmente, e questa è una proprietà però più lieve rispetto alla piezoelettricità. Però appunto era esattamente il tipo di effetto che si pensava di sfruttare mettendo il grafene all'interno di un flusso di aria o di fluido, perché quello potrebbe modificarlo, quindi modificarne la curvatura e quindi creare una differenza di potenziale. Aggiungendo strati di grafene uno sull'altro, aumentano o diminuiscono le proprietà dei grafeni in maniera proporzionale, diciamo, con una certa proporzionalità, oppure in maniera naturalmente non casuale? Proporzionale no, nel senso, allora, alcune proprietà rimangono tutte uguali, appunto, per esempio la resistenza alla frazione, alcune proprietà spariscono, tipo per esempio queste proprietà interessanti di conduttività, quelle, mettendo gli strati uno sull'altro, spariscono. Due strati scompariscono. No, due no, però già 10 sì, per esempio. E quindi, per esempio, la grafite è conduttrice, non è che la grafite non è un buon conduttore, però è un conduttore
diverso dal grafene, in particolare non ha quel tipo preciso, si dice, di dispersione delle bande che ha il grafene, che viene quasi, dopo pochi strati, viene perso dal grafene. Quindi la grafite è un conduttore usuale, mentre invece il grafene ha delle proprietà proprio specifiche molto particolari. E il grafene all'ossidazione e all'abrasione, cioè, come reagisce? Ma diciamo, è abbastanza chimicamente inerte, idrofobico, quindi da quel punto di vista chimicamente non è molto, molto reattivo, però appunto appena viene diciamo difettato, deformato, i difetti subito diventano siti di reazione molto... All'ossidazione appunto se ci sono difetti no, nel senso appena si crea un difetto quello diventa subito molto reattivo e quindi poi anche all'aria assorbe subito ossigeno. E per esempio la reazione a livello di produzione anche di idrogeno per elettrolisi? Quella infatti è una delle cose a cui si pensa, dice chimicamente non è molto, molto reattivo di suo, però è interessante quello che dici per il discorso dello stoccaggio di idrogeno, cioè uno potrebbe pensare di combinare la produzione di idrogeno per elettrolisi direttamente con lo stoccaggio sul grafene, servono dei catalizzatori in quel caso, perché già diciamo la cottura, l'idrolisi spontaneamente non avviene tanto volentieri, quindi uno deve combinare con un'inserzione di energia, intanto deve creare energia, quindi per esempio la può prendere dal solare, quindi può pensare di combinare una cella solare con uno strato di grafene, aiutarsi con un catalizzatore che può essere anche di tipo non chimico, per esempio i campi elettrici ortogonali al grafene lo rendono, aumentano la sua reattività, quindi questa è una possibilità. E quindi, di nuovo, sono per il momento possibilità solo teoriche a cui si sta pensando, però ecco, un vantaggio del grafene rispetto ad altri sistemi che potrebbe di nuovo fare tutte le fasi di questo processo. Quindi potrebbe entrare nella cella solare come componente della cella solare. Direttamente l'idrogeno potrebbe venire aderito direttamente sul grafene e poi trasportato altrove e diventare un componente magari di una cella combustione per essere messo all'interno di una macchina per fare andare una macchina a idrogeno. Ma non solo forse di grafene, ma a base di componenti di grafene è teoricamente possibile, insomma è più o meno ecco. Per quello diciamo vale ancora l'analogia con la plastica. Esistono oggetti che sono fatti principalmente di plastica, poi hanno anche delle componenti più complicate, però alla base la struttura è di plastica, quindi in un certo senso a livello nanoscopico, quindi molto più piccolo, quindi con proprietà che sono molto più sottili di quelle della plastica vera, però potrebbe essere un'analogia, sì, insomma una cosa simile. Ecco. Nelle diapositive si vedeva le celle fotovoltaiche, sì. Ma la cosa c'è tra le pene e le attuali strutture fotovoltaiche? Cioè le celle fotovoltaiche, sì, dicevo, vengono utilizzate al momento come elettrode trasparente all'interno dei componenti delle celle fotovoltaiche, quindi sì, una componente diciamo elettrodo, utilizzando il fatto che è il conduttore, che è trasparente, per il momento ha quell'utilizzo. La biocompatibilità del grafene, un po' l'hai accennata, ma tipo si vorrebbero fare elettrodi microscopici, che ne so, sui neuroni di grafene? Allora, sì, ci sono dei progetti, che non so onestamente quanto siano avanti, di retine artificiali basate sul grafene. Quindi, sì, certo, la retina poi va usando il tessuto nervoso, quindi so che insomma ci stanno lavorando e che forse qualche cosa c'è già, però naturalmente si parla di esperimenti fatti su ratti, insomma non siamo assolutamente ancora a livello di provare sul nuovo. Però sì, per esempio il retina artificiale o... Quanto è biodegradabile? Biodegradabile, vabbè, è un elemento di carbonio, quindi se diciamo viene attaccato dall'ossigeno, dopo diventa anche abbastanza... No, brucia no, però insomma si ossida, ecco. Biodegradabilità in senso stretto veramente non lo so, penso che dipenda principalmente dalle dimensioni dei flakes, proprio dei fiocchi, da tante cose proprio di struttura fine, cioè fine insomma,
specifica del grafene di cui stiamo parlando. Quindi non esiste in realtà un grafene, ma tanti grafene. Quindi il grafene esatto è molto inerte, quindi di suo non sarebbe fatto biodegradabile. Però di fatto il grafene perfetto non esiste. Quindi. Però dobbiamo pensare riguardo, perché naturalmente la gente si è posto il problema dell'inquinamento da grafene, insomma, anche magari memori di sostanze molto tossiche di cui si è resi conto dopo molti anni che erano in circolazione tutto l'amianto, no, per esempio. Bisogna però tenere presente che il grafene non è un materiale da costruzione in senso stretto, cioè con una quantità di grafene di pochi chilogrammi praticamente si potrebbero fare tutti i cellulari del mondo, per cui alla fine il problema dell'inquinamento da grafene va visto in un'altra ottica, cioè non sarebbe un'introduzione massiva all'interno dell'ambiente di grafene, almeno si pensa non a questo livello, poi magari diventa, cioè, in questo senso l'analogia con la plastica regge fino a un certo punto, perché le dimensioni di scala sono assolutamente differenti da quelle della plastica. Però mi scusi, io parlavo con un produttore di supercondensatori e mi diceva che secondo loro è il prodotto più interessante per fare grossi supercondensatori, sì, anche per la trazione automobilistica, perché si, sì, può, sì, fare degli accumuli incredibili. Il problema sanitario di produzione che non sanno risolvere. Tanto mi no, quelli per farli di grafene, bastare a farli di grafene. Cioè, qual è il problema sanitario specifico che hanno? Cioè, qual è il problema sanitario specifico? Hanno dimostrato che è tossico? Sì, perché in un ambiente dove si usa molto il grafene, gli operai non si spiegano. Sono molto piccole, poi no, ovviamente è chiaro che in Germania poi hanno una attenzione altissima, tutte le stampanti laser ci mettono dei filtri particolari, no, che in Italia non hanno mai trovato, tra l'altro, no, invece ce l'hanno tutti, no, che poi mette... No, dunque è chiaro che ci si pensa una volta che la produzione dovesse diventare a questo livello, soprattutto per i lavoratori esposti, potrebbe diventare un problema. Che io sappia però, mi corregga se sbaglio, magari non sono al corrente, attualmente non sono state correlate particolari patologie come per esempio per l'amianto. Poi è chiaro che vale sempre il principio precauzionale, ovviamente. Però il problema non è tanto del grafene in sé, ma magari del processo di produzione per arrivare al grafene. Quello vale per qualsiasi cosa, purtroppo. Cioè, chiaramente i lavoratori che sono inclusi nel processo di produzione sono particolarmente esposti, ma questo però è un problema differente da quello dell'inquinamento, cioè dell'esposizione della gente comune. Cioè, sono due cose separate. Il problema dei produttori va sicuramente risolto. Beh, può darsi anche per una volta che avessi tanti supercondensatori mandati alla discarica, lì la materia va a fare un giro. No, sì, però voglio dire, le discariche non è lo stesso, ci sono, diciamo, il carbonio non è strutturato, però il problema delle discariche è generale, cioè, voglio dire, la discarica è già un posto dove uno sarebbe supposto non disperdere il materiale nell'ambiente, se no la discarica è fatta male, cioè non è un problema del grafene, è un problema della discarica, voglio dire. Nessun materiale dovrebbe essere disperso nell'ambiente dalla discarica. No. Quindi, cioè, non è una cosa specifica, secondo me, del grafene. Ma per la sicurezza nel lavoro, i colleghi in laboratorio. No, ma lì ci sono tanti, talmente. Cioè, intanto i campioni vengono, sono sotto vuoto, quindi non vanno fuori, anzi, se vanno fuori vuol dire che è un problema più grande, intanto per la salute, che sarebbe una quantità veramente irrisorie, ma per il tempo speso, i mesi spesi a creare un campione che poi sparisce, insomma, no, quelli sono proprio, cioè i pezzi più grandi che abbiamo sono così, sono strati grandi così, insomma, beh, non c'è possibilità di dispersione all'interno. Dal punto di vista magnetico si comporta? Cioè ha interazione con i campi magnetici, non interagisce? Allora, cioè sembra anche bidimensionale, cioè, sì, sì. Sì, diciamo, in prima approssimazione è un conduttore quasi libero, dipende di nuovo dall'intensità del campo magnetico, da che scala, però esiste la possibilità di studiare cose tipo l'effetto quantistico, perché
c'è di mezzo la simmetria, quindi la cosa si complica abbastanza. Però sì, le proprietà magnetiche delle antenne sono studiate. Ma anche magari per esempio diamagnetici, per componenti diamagnetici, quindi sì, come sono portatori, forse un superconduttore, per esempio. Superconduttore no, diciamo, è stato. Cioè, ci sono alcuni cristalli metallici che riescono a respingere il campo magnetico per ottenere una vibrazione, per esempio. Sì, dunque, proprio così no, però effettivamente si comporta come cosiddetto, in certi casi, in presenza di campi magnetici, come cosiddetto conduttore topologico, perché tende appunto a confinare la carica sui bordi, per cui succedono delle cose particolari, insomma, sì. Altre domande credo che non ce ne siano più, ne abbiamo esaurito. Questa è stata molto brava a rispondere.